pagliacci dallo sguardo triste, figure che evaporano tornando ad essere solo una pennellata su tela, personaggi stilizzati che sembrano usciti dai sogni travagliati di un bimbo. C'è tanta introspezione nella mostra sull'art brut esposta nel Palazzo della Regione a Firenze. E non potrebbe essere altrimenti. Gli artisti infatti sono gli ospiti della Tinaia, il centro di attività espressive interno al complesso dell'ex ospedale psichiatrico di San Salvi e dell'OPG di Montelupo Fiorentino. All'inaugurazione della mostra, fortemente voluta dal questore dell'ufficio di presidenza, il consigliere regionale Gianluca Lazzari, ha partecipato anche il critico e storico dell'arte Philippe Daverio. Noi oggi abbiamo imparato delle cose che non sapevamo una volta, che esiste una potenza surgiva che sta prima della nostra capacità di riordino, che è quella che la società ci richiede. E quindi quando andiamo a vedere quello che si chiama l'art brut, in realtà andiamo a vedere una sorgente che è identica in chi è deviato, sia per motivi psichici che per motivi etici o motivi morali, e che però è identica a quella che abbiamo in fondo a noi stessi. Chi per natura o contingenza riesce ad andare oltre le sovrastrutture imposte dalla società civile, riesce dunque anche a recuperare quello che Daverio definisce un automatismo puerile, che di fatto ci rende tutti uguali, perlomeno nell'approccio alle arti visive. L'esposizione entra nelle celebrazioni per la festa della Toscana, il cui filo conduttore è una storia, tante diversità. Una diversità anche nella espressione artistica, che è nella natura. Qui espressione artistica di chi è che purtroppo è malato, ha una malattia mentale. E quindi un percorso di recupero pedagogico, ma anche un percorso di recupero di dignità.